Questa è l'ennesima protesta che facciamo sull'ASP di Catania. Le promesse che ci ha fatto la politica non sono state mai mantenute. Abbiamo una carenza di personale infermieristico spaventosa all'interno delle strutture sanitarie. Se queste assunzioni ci sono state, noi non le abbiamo viste, perché continuiamo a lavorare ai minimi termini e non riusciamo ad assistere i malati all'interno delle strutture ospedaliere, dove mancano circa 300-350 unità, di cui 200 personale infermieristico e 150 unità di personale di supporto. C'è bisogno di un intervento rapido, efficace, affinché gli infermieri, il personale di supporto, possano assistere gli ammalati. Noi abbiamo detto più volte al dottore Lanza di dare le dimissioni o che gli venga revocato il mandato, poiché in tutte le unità operative dell'ASP di Catania vi è una carenza di dotazione organica da parte di infermieri, personale OSS, personale ausiliario, tecnici della radiologia e finanche medici, che mina la possibilità di erogare un'assistenza sanitaria al malato bisognoso di cura. Nelle unità operative ditemi voi se è possibile che un infermiere possa tornare in un turno di pomeriggio da solo in servizio con un OSS con 20 ammalati ricoverati. Una cosa impossibile. Si lavora in uno stato di emergenza ormai da oltre 2 anni. Non è possibile continuare in questa situazione. Tale carenza di dotazione organica, mancano oltre 1000 dipendenti nell'ASP di Catania, relativamente a personale medico, personale di supporto a tutte le personale sanitarie finalizzate, diciamo, all'assistenza diretta al malato. Tale mancata dotazione organica è l'ennesimo errore da parte dei dirigenti dell'ASP nella errata programmazione del reclutamento del personale sanitario.